Oggi è video diverso dal solito, normalmente andiamo per passi, in giro in moto. Oggi voglio farvi vedere cosa significa vivere in provincia di Milano. Io abito in un paesino di provincia ma lavoro a Milano. Stasera ero in Smart e una ex collega mi ha chiesto: senti, ci facciamo un ciappino? Ho detto perché no. E inizia il tema di come ci arrivi a Milano. Le ipotesi sono principalmente tre. Il primo, i mezzi pubblici. Da un paesino di provincia vuol dire prendere il treno, sperare che poi alla fine della cena il treno ci sia, con ovvie ragioni di pericolosità ambientale. Chi c'è sul treno all'ora tarda? Insomma, niente di simpatico. Seconda ipotesi, la macchina. Molto comodo, ma ha due problemi fondamentali. Primo, il parcheggio. Oggi siamo in via Sempione, dove cazzo sfiderina me la metto la macchina? Può dire pagare almeno 20 euro di parcheggio custodito. Non era un gran sorpasso questo da fare, quindi meno male non abbiamo fatto. Corriccio che chiuda comunque a mezzanotte, quindi doversi sbrigare, insomma, sbattimento. E ultimo, ma non meno importante, la mitica area B e area C. Per chi non lo sapesse, Milano ha una cerchia di telecamere molto avanzate, vieta l'ingresso a macchine vecchiotte. Io ho una macchina di circa una decina d'anni, per carità, non nuovissima, ma ancora dignitosa per essere cambiata, e non posso entrare. Quindi cosa restava? Restava la moto, ragazzi, restava il tedescone, perché il tedescone in area B può entrare, credo anche in area C, senza pagare nulla. E quindi stasera ce ne andiamo a Milano con il tedescone, un mezzo sicuramente inadatto per il traffico milanese, ma vediamo, insomma. Prima cosa da fare è arrivarci a Milano, il navigatore prima che... Grazie compà. Che piega ha fatto qui, bellissimo. Il navigatore prima che impazzia. Grazie che ti sei spostato. Magari mettiamo una secondina invece della prima, la prima cattiva. Dicevo, ho guardato a casa e c'è da fare l'autostrada 4, magari mettiamo una terza, poi una quarta, fino a Viale Certosa. Il tedescone è poi dotato di un simpatico cruise control, che in questo caso, una bella autostrada al tramonto, rende anche possibile cazzeggiare con la mano destra. Ricordatevi di usare il tedescone per fare grandi viaggi, soprattutto con la fidanzata o un passeggero dietro. Scordatevelo proprio, non è la moda adatta per fare grandi viaggi. Però in una situazione così, un po' di autostrada alle 7:10 la gestisce tranquillamente. Ora è un po' che non la faccio la mattina, ma qua mi ricordo che c'è discreto traffico. Il fatto che non ci sia traffico non fa sì che sia una buona idea mettere la terza e farsi sto pezzo a velocità da ritiro patente, perché è stupido, non serve a nulla arrivare 10 minuti prima. In questo caso io scelgo 120, 10 km sotto il limite stradale, vi consente comunque di aprire un po' il gas ed eventualmente sorpassare qualche fastidiosa macchina che è in mezzo alle valle. Questa strada dura la quarta corsia, quindi adesso ci mettiamo in prima corsia, che è vuota praticamente, non so perché gli automobilisti preferiscono usarne tre. Mi sono fermato per mettere il navigatore e ora il problema è di entrare dalla cassettina di sosta. Il trucco è molto semplice in questi casi: devi uscire dalla piazzola di sosta come se fossi bagnaia che esce dal corsello box. Sto dicendo cazzate anche perché questa mi voleva sicuramente schiacciare. Qua per i milanesi all'uscita Viale Certosa c'è sempre una discreta puzza di merda. Io non so se sia un posto dove allevano maiali, non lo so, però c'è sempre puzza di merda, è una sua caratteristica. Questo è il mitico cavalcavia del Ghisallo, dove c'è il limite fisso a 70 km/h, e qui c'è l'indicazione, ben indicato per carità, ma siccome la strada è a quattro corsie, qualsiasi scemo qua tirerebbe giù una marza e ci darebbe. E voi non fatelo se venite a Milano, perché vi purgano. Qualsiasi milanese degno di questo nome o brianzolo che è passato di qua ha preso almeno una multa in vita sua. È tassativo, è la tassa dell'ingresso a Milano. Tedescone ha un sistema di navigazione integrato nel display, basta connettere il cellulare e avercelo anche in tasca. Tedescone è perfettamente in grado di guidarvi verso il posto dove dovete andare. Chiaramente non ha navigazione con le mappe, perché BMW ovviamente è desiderosa di vendervi un altro aggeggio che costerà 1000 euro, che sarà qualcosa di Navigation Pro. Però noi BMW gli abbiamo dato abbastanza soldi e quindi abbiamo deciso di mettergliela nel culo e attaccarci un comunissimo banalissimo cellulare con un bel cavettino.
Una Milano un po' vuota, ragazzi, non so se notate, ma c'è in giro veramente poca gente per essere le 7:10, perché il primo di agosto, ragazzi, il primo di agosto noi stiamo andando a festeggiare con una bella mangiata milanese, però in effetti non c'è veramente in giro nessuno, ragazzi. Comunque anche il primo di agosto non si trova parcheggio. Fossi venuto in macchina avrei girato probabilmente 4 anni alla ricerca di un parcheggio. Qua grazie alla moto possiamo fare un minimo di traffic filtering. Altro grande rischio del venire a Milano in moto è i furti, ragazzi. Ora io ci li metterò, le metterò un grandissimo lucchettone e la moto è assicurata contro il furto. Non vi azzardate a usare la moto a Milano o lo scooter senza averla assicurata contro il furto, perché le possibilità che usciate e non ci sia più la moto o lo scooter sono elevatissime, ma proprio elevatissime. Meno male che il tedescone è ancora assicurato completamente contro il furto e quindi questa cosa a noi non ci spaventa, anzi se lo portano via magari la compriamo anche nera. No tedescone, stavo scherzando, non ti arrabbiare tedescone, no no no, non voglio comprare la tua no, le MT10, no tedescone, no. Come sarà bel tedescone, sentilo qua, boom boom. Che caldazza, ragazzi, sono un po' pezzatino. Se vi incontro il romantico, scordatevi di venire con una moto del genere a Milano, perché arrivate con le palle sudate e penso che l'epilogo sarebbe tristissimo. Siamo a 4 minuti e siamo in perfetto orario, ragazzi, perfetto orario. Non dover sottostare al traffico, al parcheggio, fa sì che voi possiate arrivare in perfetto orario. Che schiaffo mi ha dato il tedescone, come a dire, ehi, pirla! Passiamo in mezzo. Bene, navigata mi gira qua a sinistra, stiamo attenti, evitiamo di farci tirare sotto tipo da queste motorette. Questo arriva un po' troppo carico. Madonna! Che cazzo di ansia, bastardo! Siamo arrivati. Siamo andati in via Sempione, in corso Sempione, anzi. Zona recentemente ristrutturata. E di gran moda per i milanesi. Ce la mettiamo qua, dai, in mezzo alle foglie. Ecco qua, ragazzi, 19:29, l'appuntamento era per le 19:30, sono in perfetto orario. Allora, c'è una caldazza inenarrabile. Oggi sfoggio una t-shirt bianca che si è salvata dalla pezza, spero. E siamo al Bumaki, un bel posto tutto sommato. Ho deciso, ho optato per l'interno perché preferisco l'aria condizionata. Sono un po' in anticipo, aspettiamo il mio compagno di cena. Ho ordinato una bella birretta e un po' di acqua. Adoro quando l'acqua del ristorante è personalizzata. Bello. Ah, 2 euro e mezzo litro probabilmente. Bravo. Bisognerebbe bere quando si è in moto. Non lo so, frutta, non lo so.